Ragazzi, siamo in centro a Bertinoro e quest'anno mi va di lusso perché il comune mi ha dato un accompagnatore che per me sarà preziosissimo. E con me Ivan. Ciao Ivan. Ciao Marco, ciao a tutti. È un piacere essere qua ed accoglierti a Bertinoro. Non c'è luogo migliore per partire alla scoperta di Bertinoro che partire da Piazza della Libertà, detto il balcone della Romagna, Marco, perché da qui si gode, si dice, il più bel panorama della Romagna. Io sono d'accordo con quanto si dice. Anche io. Basta guardare l'orizzonte e vedere dove ci troviamo. Si vede tutta la Romagna e si vede il mare che va da Ravenna fino alla ruota di Mirabilandia. Poi abbiamo i grattacieli di Milano Marittima, c'era Milano Marittima, il grattacielo di Cesenatico e poi inizia, diciamo, la costa della provincia di Rimini con una località che è Bellarige Marina, che dovrebbe dirti che credo di conoscere. Esatto. Sì, sì. Venendo invece più verso di noi c'è tutta la pianura, ad iniziare da Cesena, sulla quale svetta bellissima la Madonna del Monte, Santuario della Madonna del Monte che la protegge, e poi tutta la pianura Cesenate, poi inizia la pianura Bertinorese, che mette sui nostri piedi. Poi abbiamo qua sotto Forlì Popoli, la città di Pellegrino Artusi, e più ad ovest Forlì, e poi giù in fondo Ravenna, che è un po' la grande capitale della Romagna, la splendida città con i suoi mosaici patrimonio dell'UNESCO. Ecco Marco, ci troviamo sotto quello che è nella sua semplicità il monumento di tutti i romagnoli. Dicono di noi che siamo molto ospitali. Questa così nostra caratteristica così rinomata la si deve sostanzialmente a questo monumento, alla storia, alla leggenda in un certo qual modo legata a questo monumento. Si dice, cosa che già aveva fatto trapelare Dante quando cita Bertinoro nella Divina Commedia, quanto canto al 14° del Purgatorio, si dice che anticamente, dopo l'anno 1000, le famiglie bertinoresi avevano costruito una colonna con degli anelli. E perché? Perché i pellegrini che venivano da fuori, che trovavano qui a Bertinoro una sosta, una possibilità di sosta e di ristoro, praticamente venivano quasi, si sgridavano le famiglie locali. Erano talmente tante le famiglie che volevano accogliere i pellegrini che si decise di fare una cosa: mettiamo 12 anelli a questa colonna con i nomi, e li sappiamo non solo noi quali sono, delle famiglie di Bertinoro, un anello per ogni famiglia. Il pellegrino che lega il suo cavallo all'anello decide sostanzialmente, senza saperlo, a quale famiglia, da quale famiglia sarà ospitato. Spettacolo. Questo purtroppo nel 500 questa tradizione decadde, la colonna scomparve, abbattuta. Poi clamorosamente nel 1926, mentre venivano fatti i lavori per il nuovo acquedotto, si trovano le fondamenta dell'antica colonna, viene rispolverata la leggenda e da quegli anni, soprattutto negli ultimi anni, quando ha ripreso una grande fama, una grande importanza, la prima domenica di settembre si rinverdisce ancora per Bertinoro quella, diciamo, quel simbolo dell'ospitalità e con grande partecipazione popolare si rivive questa scena. Quindi praticamente degli ospiti, anche a volte molto importanti, provenienti da fuori, vengono ospitati dalle famiglie bertinoresi a pranzo in quella domenica, dando così continuità a questa caratteristica che ci rende famosi in tutto il mondo. La Piazza della Libertà, Marco, prospettano gli edifici più importanti di Bertinoro, ad iniziare dalla quella che va chiamata concattedrale, perché Bertinoro fa parte della diocesi di Forlì-Bertinoro, dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, con la festa che è il 25 novembre. Proprio attaccata, nel vero senso della parola, alla facciata della cattedrale, tanto che praticamente è una chiesa che non ha la facciata, c'è la fiancata del palazzo municipale, Palazzo Ordelaffi, porta il nome della famiglia dei signori di Forlì, che diede ospitalità anche a Dante Alighieri e che furono anche signori di Bertinoro. Del palazzo municipale, palazzo Ordelaffi, sono importanti le colonne perché sono fatte col sasso spungone. L'importante è il famoso sasso spungone, che è quello con cui è fatta tutta la collina di Bertinoro, una cosa molto, molto caratteristica. Conclude il palazzo municipale la famosa torre civica, la torre dell'orologio, che anticamente era il faro su cui si basavano i naviganti che dal mare guardavano verso la pianura. E proprio in questo orario, in cui, come dice Dante, è l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il cuore, ecco, lasciamo Piazza della Libertà e cominciamo a recarci verso la parte ancora più alta di Bertinoro. Bertinoro, Marco, è un paese ospitale, è un paese dove si respira questa atmosfera così d'amore, di pace,
E infatti ci troviamo adesso nel giardino, cosiddetto giardino dei popoli, proprio affacciato naturalmente sul secondo colle di Bertinoro, il famoso Monte Maggio, dove anticamente si trovava un convento di cappuccini, poi vi sono state poste le antenne della televisione e del telefono così importanti che vediamo da tutta la Romagna, perché anch'io da Bellaria le vedo, insomma. Esatto. Questa zona è quella delle antiche mura difensive di Bertinoro, che davano appunto verso Monte Maggio e anche verso Cesena. Da lontano si vede benissimo, prospetta l'abbazia di Santa Maria del Monte, e qui si trovano ancora questi torrioni angolari, tutta la parte murale, ed è veramente un punto molto affascinante e anche poco conosciuto di Bertinoro. Alle tue spalle, quindi proprio davanti a me, invece la possente maestosa mole della Rocca Vescovile, che si trova proprio in cima al colle di Bertinoro. Mi dicevi, Ivan, dello Spungone? Spungone, è questa roccia di cui è fatta la collina, su cui il colle Cesubeo si chiama, su cui si trova Bertinoro. Ah. E qual è? Si vede? Questo è tutto Spungone. Ah, quella roba lì? Sì. Ok, quella roccia. Sasso Spungone si chiama. Abbiamo una delle tre porte di accesso alla Bertinoro medievale, e si chiama Porta del Soccorso. È famosa per la vicenda eroica di Aldruda Frangipane, una signora qui di Bertinoro, che mandò l'esercito bertinorese in soccorso di Ancona. È una vicenda del XII secolo molto famosa ed è uno degli esempi di grande virtù e di grande coraggio delle donne di Bertinoro. Questo Marco è uno dei bertinoresi più famosi, quello che si è più coperto di fama ai suoi tempi. Purtroppo di lui si è persa un po' la memoria, ma Ermete Novelli, all'inizio del Novecento, ai primordi del cinema e ancora quando c'era il grande teatro, è stato uno dei più grandi interpreti di drammaturgia italiana, Ermete Novelli. Tra l'altro c'è un teatro a Rimini, il Novelli. Ah, è vero. Potrebbe essere lui, adesso andiamo a verificare. Esatto. Questo Marco è un monumento che non c'è nelle guide turistiche, parlando di Bertinoro, però è un monumento a cui i bertinoresi e in generale noi romagnoli siamo molto legati, è il monumento al vignaiolo. Dal 1976, proprio all'ingresso di Bertinoro e della strada chiamata Strada della Vendemmia, è posto questo monumento proprio a chi dalle viti, dall'uva, ottiene, diciamo, quel bene preziosissimo, ecco, per la nostra storia, per la nostra economia, anche per la nostra allegria, sì. Che è il vino. L'oro rosso. E anche l'oro bianco. A Bertinoro soprattutto, diciamo, si producono, come in tutta la Romagna, il Sangiovese e l'Albana, soprattutto l'Albana dolce. Ti ricordo che una leggenda molto importante, suggestiva, dice che fu Galla Placidia, sapete, la grande Ravennate, figlia e mamma di imperatori, che venendo a Bertinoro, quando le fu offerto la buonissima Albana dolce in un coccio di pietra, ella disse: Albana, sei così buona che bisognerebbe berti in oro, dal gran che sei buona. E da quella volta Bertinoro. Io ci credo. Anch'io. Quando Dante Alighieri, nel canto 14° del Purgatorio, cita degli esempi di persone probe, di persone valorose, di persone con importanti valori del passato, cita anche due importanti personaggi di Bertinoro, Andrea Mainardi e Guido del Duca, proprio ricordandosi della famosa leggenda della colonna dell'ospitalità. E qui siamo proprio di fronte al Palazzo Mainardi, quello dove appunto lo stemma con le tre mani, Mainardi tre mani, ricorda questa importante famiglia. A Bertinoro la storia ci dice che c'era un'importante comunità ebraica, e il nome di questa zona ancora, qui a Bertinoro, chiamata La Giudecca, ricorda quel passato glorioso. Nel 1400 un ragazzo proprio nato in questa zona a Bertinoro, Ovadia Iare, divenne poi famoso come il Gran Bertinoro, quindi addirittura con questo soprannome, è stato uno dei più importanti letterati studiosi della cultura ebraica, il Gran Bertinoro. Ed è con questa immagine, con questa Bertinoro aperta alla pace, aperta al dialogo interreligioso. Ricordiamo che alla Rocca di Bertinoro c'è il museo interreligioso con le tre religioni monoteiste, il cristianesimo, l'ebraismo e l'islamismo, che sono unite nello stesso museo. Ecco, con questa immagine di pace e di amore
che Bertinoro ti saluta, Marco, e ti augura buon proseguimento nella tua avventura. Qui siamo partiti e qui siamo tornati, Ivan. Sì, caro Marco. Allora, io ti ringrazio tantissimo perché mi hai fatto scoprire una Bertinoro che io assolutamente non potevo neanche immaginare. E quindi grazie per le tue nozioni, le tue chicche, perché oggi abbiamo scoperto anche un sacco di cose che non potevamo sapere perché non siamo nati qua o non l'abbiamo studiato come te. Certamente. Ringraziamo anche il settore turismo del comune di Bertinoro che ci ha dato questa grande opportunità. Ma io darei l'appuntamento semplicemente a tutti qui a Bertinoro perché si sta bene ed è bellissimo. Ciao ragazzi! Ciao ciao!